Annalisa Minetti, una vincente di razza, una forza della natura che non finisce mai di stupire. Eccola di fronte alla sua ennesima sfida. Questa è una gara sportiva di duathlon e oggi inizio come professionista a intraprendere questa che fino adesso è stata solo una passione, ma che probabilmente potrebbe diventare anche ulteriormente un modo per esprimere un altro tipo di professione. Ecco, duathlon vuol dire quindi corsa e corsa in bici. Sì. Un altro tuo modo per dimostrare la forza, l'amore per la vita? Un altro mio modo per dimostrare a me che sono autosufficiente, che questa cosa non mi ha assolutamente condizionato la vita, ma è una condizione che invece l'ha in qualche modo migliorata. Spesso Annalisa con la sua grinta ci ha dimostrato che le difficoltà possono trasformarsi in risorse ed è con questo coraggio e con questo amore per la vita che ha sempre affrontato tutte le sue salite. Sono, ahimè, delle salite lunghe che non hanno una grandissima pendenza, ma durano molto, quindi mi stancheranno molto in bici. E poi c'è l'ultima salita che è tremenda. Ma nella vita qual è stata la tua salita più dura? La mia salita più dura? Beh, penso che non sia ancora arrivata, perché ancora niente mi ha fatto sentire proprio provata. Però, guarda, credo che sia la difficoltà più grande per chiunque, nel mio caso magari me ne accorgo un pochino di più, sia affrontare la gente che non vuole capire, quella che non vuole vedere, quella che non vuole sentire. E ora mi alzo sui pedali all'inizio dello strappo. Nella gara di stamattina ci sono persone non vedenti, certo, che gareggiano insieme a persone vedenti. Certo, perché lo sport unisce tutto. Ti dicono che sei matta o no? Mia mamma mi ha detto: guarda, però stai attento, non vorrei mai che poi sforzi il cuore. Ieri ho fatto la visita medico sportiva, il medico mi ha detto: senti, devo usare il programma maschile perché il programma femminile è troppo blando. Io, ma vieni! Perché in fondo una salita è una cosa anche normale, assomiglia un po' alla vita, devi sempre un po' lottare. Ed ecco l'Annalisa che non si abbatte nonostante la fatica e ancora una volta ci regala una lezione. La vita è straordinaria, va vissuta in ogni istante, dando il massimo senza mollare e senza arrendersi. Alla grande! L'hai ancora un po' di fiato o no? Ce l'ha avuto tutto il tempo, ha parlato, tutto il tempo qui ha cantato. Che cantato? Pure cantato sulla bicicletta. Che cantavi? Di tutto, volare, oh! Tutto. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Adesso posso fare una cosa, voglio piangere. Ah, la mia prima gara l'ho vinta, non ce la facevo più, Serena. Sono emozionata, commossa, contenta, perché per me ho vinto un'altra sfida della mia vita. Annalisa Minetti si è piazzata seconda, ancora una volta è sul podio. Uno su mille ce la fa. Allora.